Legalità, ingegnere. Legalità perché poi nel corso degli anni il pacolo di teatro, di produzioni comuni e soprattutto è uno spazio restituito alla città. Sulla quale si deve necessariamente lavorare insieme. Dalla logica del codice di appalti che si può pubblicare, dobbiamo mettere i pareri e le modi della conferenza dei servizi che il governo ha istituito per l'organizzazione, la gestione delle risorse che sono in abbiamo menato resilienza e ripartenza. Il sostegno perché sono come ordini di cura, saranno informati tutti i giornali, tutte le gazzette a livello nazionale in questa fase e poi insomma procedere con la gara d'appalto. E quindi stiamo riuscendo oggi a portare questa iniziativa con grande enfasi, con grande prospettiva della generazione. Questo è lo studio che abbiamo fatto, che non è basta. È una sfida nuova, ovviamente il suo percorso è ben noto. Cosa significa appunto questo progetto qui su Reggio Calabria? È un progetto molto importante perché si passa da scale magari di interventi più ampi alla scala urbana, quella del tessuto urbano e quindi anche quella dell'identità, dell'appartenenza, diciamo, di una comunità attraverso dei manufatti che hanno una storia che si è anche ha avuto percorsi diversi. Parliamo di un edificio importante dal punto di vista architettonico che viene recuperato con una funzione importante per la comunità perché dovrà diventare un hub culturale, quindi un luogo permeabile e poroso per la città attraverso un importante recupero edilizio. Quindi la possibilità attraverso un concorso, quindi attraverso un confronto delle idee di diversi progetti per recuperare qualitativamente un brano importante della città può essere un'occasione importante anche per educare, no? Dal punto di vista, diciamo, del recupero del patrimonio esistente. Ecco, valorizzare il patrimonio esistente, recuperarlo è uno dei primi atti di responsabilità che le città oggi ancora più devono mettere in atto. Quindi questo è un percorso virtuoso che speriamo porti a un buon risultato dal punto di vista, diciamo, del progetto che potrà essere in grado di sviluppare questo obiettivo della città. In che modo questo tipo di interventi sostengono i processi di sviluppo anche rigenerativo di una città? Li sostengono perché sono, come oggi non si può dire, come un virus positivo, perché sia capace di riqualificare un angolo di una città con una funzione di questo tipo innesta automaticamente dei fenomeni di rigenerazione qualitativa intorno, perché innesta dell'attività, innesta dei percorsi, innesta la capacità delle persone di utilizzare quegli spazi. Quindi sono tanti elementi che sono un po' come delle azioni di acupuntura dentro il corpo della città, capaci di rimettere proprio in attività e in qualità tutto l'intervento. Quindi è chiaro che la politica di una città, come sta già facendo Reggio, deve lavorare a diverse scale, quelle puntuali come questo, ma con questa visione e quella a scala più ampia. Allora in questa condizione si nutrono vicendevolmente e con questa modalità si può fare in modo che la città riattivi un processo culturale che appartenga ai suoi cittadini ma che abbia uno sguardo importante, responsabile e generoso per il suo futuro. Concorso innovativo, voi oggi avete fatto vedere un filmato dal quale si evince il lavoro che già finora è stato compiuto di studio sulla struttura. Sì, era fondamentale per poter avviare il bando, il concorso di progettazione, procedere all'analisi, all'acquisizione, insomma alla documentazione che sarà messa proprio alla base del bando e anche in questo caso, così come appunto il fatto di aver promosso il concorso di progettazione a due gradi, quindi questo strumento innovativo che risalta appunto la qualità, quindi attraverso questo bando la qualità urbana che punta sulla qualità urbana architettonica, abbiamo puntato anche sulla restituzione digitale, quindi
grazie al supporto dello spin-off dell'Università Città dell'Università Mediterranea, che attraverso dei semplici strumenti quindi ha restituito in tridimensionale quello che sono le caratteristiche architettoniche strutturali, insomma, dell'intero edificio. È un importante strumento poi i cui dati sono interoperabili e possono essere implementati nel tempo, quindi c'è l'uso della metodologia BIM che abbiamo presentato infatti oggi, di questo ringrazio l'università, e quindi adesso si proseguirà appunto con la pubblicazione del bando e tutte le fasi per come, diciamo, ai sensi delle leggi del codice degli appalti. E per spiegare a chi ci segue da casa, questa metodologia PIN consentirà di partecipare in forma anonima. È il concorso di progettazione a due gradi che appunto prevede la partecipazione in modo anonimo. Intanto quindi verrà pubblicata sulla, oltre che, diciamo, saranno informati tutti i giornali, tutte le gazzette a livello nazionale e internazionale, sarà pubblicata proprio sulla piattaforma VN del Consiglio Nazionale degli Ordini degli Architetti, e quindi anche l'inserimento di tutto ciò che è stato richiesto rispetto al progetto in forma anonima, potranno partecipare, insomma, tutti i soggetti interessati senza restrizioni di requisiti particolari che invece in altri casi vengono richiesti. La commissione quindi valuterà e premerà le prime cinque migliori proposte, e poi a questi cinque sarà richiesto ulteriormente degli approfondimenti, e su questi, insomma, sarà scelto La proposta migliore. Quindi i tempi pensiamo entro l'anno di completare questa fase e poi, insomma, procedere con la gara d'appalto e l'esecuzione di lavori. Grazie. Un momento importante per la città, una sinergia istituzionale che condurrà a una riqualificazione per restituire un'opera storica della città ai cittadini. Sì, come diceva lei, appunto è un momento molto importante, qualificante secondo me, perché riusciamo, dopo un paio di anni dal primo inizio dello studio che abbiamo fatto come, diciamo, ordine degli architetti, a portare a sistema il concorso di progettazione a due gradi di un'opera che vedrà finalmente, diciamo, una nuova vita, una nuova luce. Basta? Vuole aggiungere qualcosa? Non mi dica lei, se vuole fare un'altra domanda. Sul cronoprogramma innanzitutto, sì, ecco. E poi anche sulla valenza a livello architettonico anche di questo intervento. Sì, allora, diciamo che il concorso di progettazione a due gradi ha delle peculiarità importanti. La prima in assoluto è che garantisce l'anonimato, quindi verrà premiata l'idea migliore, l'idea qualitativa migliore di architettura, e fornirà praticamente la possibilità ai giovani professionisti in particolare di poter partecipare, perché non ci sono requisiti di accesso né finanziari né tecnici. L'opera noi pensiamo di poterla aggiudicare, di poterla aggiudicare entro fine anno e completare tutti i lavori entro l'anno successivo, quindi 2022. Sicuramente sarà un grande risultato di architettura che porrà l'attenzione alla qualità del progetto e alla rifunzionalizzazione di un edificio storico che merita una vita nuova.
legalità, ingegnere. Legalità perché poi nel corso degli anni il pacolo di teatro, di produzioni comuni e soprattutto è uno spazio restituito alla città. Sulla quale si deve necessariamente lavorare dalla logica del codice di appalti che si può modificare, dobbiamo mettere i pareri e le nuove decisioni della conferenza dei servizi che via che il governo ha istituito per l'organizzazione, la gestione delle risorse che sono in banca, abbiamo funzionato resilienza e ripartenza. Il settembre perché sono come ottimi studio che saranno informati tutti i giornali, tutte le gazzette a livello nazionale questa fase e poi insomma procedere con la gara d'appalto. E quindi stiamo riuscendo oggi a portare questa iniziativa ad un grande enfasi, di un grande prospettivo di generazione. Questo è lo studio italiano che non è un'intenzione basta, è un'intenzione basta.